Igor Crivellari, presidente del CUR, convegno sulla molluschicoltura. Cosa c'è da fare per questo settore? C'è da fare molto anche dal punto di vista della formazione, che è quello che ci vede impegnati oggi, quindi fornire strumenti agli operatori del settore. Da questo punto di vista, ecco, il ruolo del CUR può essere sicuramente significativo come lo è oggi. Siamo in compagnia del presidente della provincia. Molluschicoltura, un settore molto delicato. Cosa c'è da fare? Anche se non è nostra competenza diretta, come provincia siamo sul tema con grande attenzione, e a proposito di questo, insomma, stiamo anche sviluppando sinergie importanti con la regione, perché la questione invece di nostra diretta competenza, ovvero quella sui diritti di pesca, si lega in maniera assolutamente rilevante con il tema della molluscocultura. È chiaro che in questo momento c'è una sofferenza particolare per i problemi che conosciamo, e credo che da questo si debba cogliere come l'importante lavoro, l'importante presenza degli operatori che sono sul territorio sia fondamentale anche per la tutela del nostro territorio e per la tutela di un ambito che adesso vive una particolare fragilità. Massimo Barbin, presidente del distretto ittico di Rovigo e Chioggia. Molluschicoltura, un tema molto importante. Come lo stato d'arte e che cosa bisogna fare per questo settore? Coincide questo evento di oggi con un momento particolarmente preoccupante. Qui non si tratta di fare allarmismo come qualcuno pensa, si grida aiuto, aiuto. Qui non è una questione di richiedere soldi, qui abbiamo un problema di natura contingente, strutturale e pericoloso. L'invasione del granchio blu, che è evidente tutti i giorni sul giornale, sta depauperando giorno dopo giorno l'economia di questo territorio, e qui o si assume la consapevolezza che bisogna intervenire, non, ripeto, dando contributi a pioggia ai pescatori per indennizzare. Qui bisogna intervenire per modificare l'ecosistema, bisogna intervenire per garantire una cattura di questa specie. È un predatore, sarà pure anche buono, però non possiamo far spazio a un qualcuno o a un qualcosa che poi alla fine creerà un grosso danno e impressionante sia sul piano produttivo anche sul piano occupazionale. Non dimentichiamoci che questo è un settore che dà da lavorare a migliaia di persone. Come, chi sono gli attori che devono intervenire in questo caso e come si deve intervenire? Si deve intervenire intanto con la scienza, perché qui non è una questione di improvvisare la soluzione. Come Confindustria Veneto Est, d'accordo col distretto ittico che rappresento, d'accordo con le associazioni di categoria, abbiamo ad esempio presentato un progetto Interreg dove abbiamo coinvolto l'università, la regione Veneto, la Croazia, la regione croata, proprio per con loro studiare il fenomeno e trovare quelle soluzioni scientifiche, tecniche e applicabili che superano questi strati di emergenza. Quanto tempo servirà per applicare questo studio? Servono degli anni, purtroppo, perché la scienza non si traduce, perché vuol dire che bisogna studiare, bisogna ricercare e non si ha la bacchetta magica. Però bisogna partire, perché se continuiamo a rinviare pensando che la contingenza si supera con un piccolo intervento, non affronteremo mai alla radice i problemi. E i pescatori nel mentre come possono difendersi? Devono difendersi utilizzando, anche in questo caso, essendo autorizzati a utilizzare tecnologie di pesca anche diverse, con reti più piccole, in modo da salvaguardare il prodotto e al tempo stesso di garantirgli quegli interventi di natura strutturale anche per dare ossigeno alle lagune. Noi abbiamo un problema di vivificazione delle lagune e qui servono degli interventi che sono continui ma sono anche contingenti, che vanno fatti, quindi è un primo aiuto in previsione di intervenire con poi soluzioni tecniche strutturali. Siamo in compagnia del professor Quaglio nel convegno della molluschicoltura nel Delta del Po. Qual è lo stato d'arte e quali sono le prospettive future? Allora, le prospettive future sono come sempre in espansione per il discorso dell'acquacoltura, considerando che questo settore, la molluschicoltura, è un settore predominante e prevalente nell'ambito delle produzioni ittiche. E non bisogna nascondere che ci sono delle problematiche, malattie che riducono le produzioni, e soprattutto abbiamo in questo momento l'ingresso di un ospite indesiderato, il granchio blu Callinectes sapido, di origine nordamericana, che sta creando notevoli problemi a tutta la molluschicoltura, non solo nel delta del Po ma in tutto il paese.
Come si può aiutare questo settore che comunque è all'interno di un ecosistema molto delicato? Ma la ricerca è fondamentale, l'insegnamento, la preparazione di tecnici e un supporto diretto di diagnostica e di consulenza scientifica ai produttori. Dal livello regionale a quello nazionale a quello europeo ci sono normative che tutelano questo settore oppure bisogna fare di più? No, certo, l'Europa ci impone delle leggi, a volte sono dei vincoli che però sono comunitari e quindi devono essere rispettati da tutti.